che fatta carico. E la morte di Giuseppe Pinedo dovrebbe essere dimenticata. Per tutta la storia di Pinedo, la storia della famiglia di Pinedo. Guido Viale, un libro, niente da dimenticare, che serve anche a fare chiarezza su un periodo storico della nostra storia recente italiana sul quale non è ancora stata fatta del tutto chiarezza. Non è un libro di storia, io non sono uno storico e peraltro per scrivere la storia di Lotta Continua ci vorrebbe un'equipe perché eravamo presenti in moltissime situazioni differenti, praticamente in tutta Italia. Quello che ho cercato di far rivivere attraverso gli scritti che ho raccolto in questo libro è lo spirito, il clima che si respirava proprio nel momento aurorale, nel momento in cui è nata Lotta Continua, dall'incontro di massa alle porte della Fiat Mirafiori tra il movimento degli studenti, non dei singoli studenti, ma un movimento di massa che si era già fatto conoscere l'anno precedente con l'occupazione dell'università e di molte scuole, e gli scioperi autonomi che stavano dilagando dentro gli stabilimenti della Fiat, promossi soprattutto da una nuova leva di operai, giovani, immigrati di recente, non solo super sfruttati in fabbrica, ma poi senza un retroterra sociale alle spalle, cioè isolati, senza famiglia, senza conoscenze. L'incontro con gli studenti per loro è stato un'occasione per trovare delle amicizie, delle relazioni sociali. In questa amalgama si era creata una solidarietà che poi si è riversata anche nel rapporto tra studenti e operai, nonostante le grossissime differenze, cioè quelli che venivano dall'università, che erano destinati a occupare le posizioni apicali della struttura sociale, e gli ultimi reietti che erano la parte più sfruttata di una classe operaia già complessivamente oppressa. La Lotta Continua è nata proprio dall'ascolto, diciamo, degli altri, delle differenze, dalla curiosità per coloro che erano differenti e dalla volontà di trovare dei punti in comune. C'era una coscienza sociale, c'era una coscienza politica. Secondo lei sono cose che si possono in qualche modo ritrovare nei movimenti che stanno nascendo oggi o no? No, per adesso no. Cioè, intanto allora questa coscienza si è creata nel corso delle lotte e non le ha precedute, se non per singole persone che avevano già una formazione politica, ma erano molte poche. Oggi non è che non ci siano lotte, sono tutte prevalentemente molto isolate e per paura di essere strumentalizzate o non comprese, eccetera, c'è una tendenza a rinchiudersi su se stessi e a coltivare esclusivamente il proprio orto, anche se momenti di generalizzazione ci sono. Il movimento più importante che è comparso negli ultimi anni è Fridays for Future, perché ha messo al centro della propria mobilitazione il problema principale, quello climatico e ambientale, che costituisce il tratto fondamentale della nostra epoca. Sicuramente ha dato prova di grande capacità di mobilitazione, purtroppo soprattutto prima del Covid, perché il Covid l'ha un po' stroncato e dopo quella capacità mobilitazione un po' è venuta meno. Però manca appunto quello spirito di amalgama e di attenzione verso la complessità della condizione umana e non semplicemente gli obiettivi specifici della lotta, che invece caratterizzava in generale tutto il movimento degli anni 70, ma in modo più particolare e sintomatico proprio Lotta Continua.